Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Noi avevamo detto che avremmo dato modo alle vostre richieste e domande di trovare delle risposte e ci avete chiesto Sergio Limone come personaggio di video intervista e Sergio si è reso disponibile a una chiacchierata insieme a noi. Grazie Sergio di essere qui, grazie di condividere con noi questa chiacchierata. Grazie a voi. Allora, Sergio Limone, personaggio importante del mondo delle corse perché ha segnato sia l'era vincente della Lancia nel mondo dei rally e poi è passato di casacca, passando al discorso dell'Alfa Romeo, dell'Alfa Corse e ci hai regalato macchine che hanno ottenuto successi in Super Turismo, in DTM, ne abbiamo viste di ogni. Quindi adesso proveremo a tracciare insieme a te un po' uno scenario di questo mondo che hai vissuto in prima persona con il tuo genio e con la collaborazione dei tuoi tecnici. A vostra disposizione, con molto piacere. Grazie per questa opportunità di una chiacchierata tra amici. Intanto, la tua passione, come è nata e quando? Ma diciamo che io sono un torinese doc, uno dei pochi doc rimasti. E come tale negli anni, sono nato nel 48, negli anni 50-60, quando eri ragazzino e ti impregnavi di sogni, di cose belle da fare, eccetera, eccetera, l'automobile stava esplodendo, stava germogliando, esploso poi dopo il 60. E quindi tutta Torino lavorava nel mondo dell'auto, l'auto allora aveva solo lati positivi, era sinonimo di libertà, di indipendenza, e quindi è stato naturale. Mio papà lavorava in Fiat, modestissimo operaio che faceva i basamenti di notte, peraltro, lui ha sempre fatto il turno di notte. Lo zio era titolare di un'autocarrozzeria, per cui vivevi in un ambiente di auto, facevi innamorarsi dell'auto. Dell'auto da competizioni credo che sia poi una conseguenza, perché c'era molto fascino allora nelle competizioni, erano molto seguiti, erano anche molto vicine, fra virgolette, non sta per dirlo, la Mille Miglia nel 56, chiusa nel 57, quella era una gara che oggigiorno è inimmaginabile, aveva un suo fascino e una sua pericolosità, ahimè, lo ha dimostrato, tremenda, però. Questi erano gli anni, per cui diciamo che è stata quasi una conseguenza, c'era nel DNA forse. Ma Sergio, il fil rouge che ti ha condotto nel mondo delle corse, qual è stato? Ah, beh, guarda, la vita è fatta di elementi a volte strani. Io ho sempre avuto, come dico, la passione per il mondo del corso, ho deciso di fare, prima ho fatto perito meccanico, l'avvocato qui a Torino, poi sono passato al Politecnico, ho fatto 5 anni di ingegneria con indirizzo in costruzioni automobilistiche e appassionatissimo di auto da corsa. La passione poi sfociava, sempre sfociato, non sono mai avuto la velleità di guidarle, ma sempre di costruirle. E con indirizzo in costruzione automobilistica ho chiesto una tesi di laurea al professor Morelli, Alberto Morelli, il quale così ci ha pensato su un po', gli avevo proposto un Formula Ford. E la sua prima domanda è: ma lei la disegna e poi la costruisce? Ho detto: no, non ci penso neanche perché non ho i soldi. E dice: lei cosa vorrebbe fare? Cosa potrebbe fare? Beh, da solo a questo punto faccio un Formula Monza, ma è banale. E lei gli ha spiegato tutto cos'era il Formula Monza, gli ha spiegato che correvano Monza sull'anello, che è molto veloce, ma diceva: questo è un tema stupendo per una tesi di laurea. E così è stato. Abbiamo cominciato con ho disegnato Formula Monza, ho fatto anche dei modelli che poi sono qui accanto a me, magari dopo ve li faccio vedere. E ho fatto i modelli in Galleria del Vento con l'aiuto di mio padre, ho fatto due modelloni in scala 1 a 5, provato, ho fatto uno è il modello della Repetto. Avevo fotografato una Repetto e l'avevo ricostruita in scala. Poi l'altra è una vettura molto affusolata, molto carenata, perché appunto diceva: visto che il motorino è qua, la velocità è alta, bisogna giocare sulla Rognana. Infatti è un guadagno di penetrazione elevatissimo. Cosa
Mi sono laureato, ho iniziato a lavorare come coadiutore al Politecnico. Quindi come Formula Monza non è mai nata la tua macchina Enduro? Intanto ho pensato di realizzarlo, ho fatto poi delle varianti per non fare il tubo, proprio il tubo per poterlo calcolare, allora che non c'erano gli elementi finiti, li avevo fatto a doppia trave che si poteva calcolare. Avevo fatto, la tesi è consistita di due parti grosse: una, il calcolo del terreno di torsione, che allora senza elementi finiti non era poi proprio uno scherzo, ma si faceva solo con un telaio a doppia trave; l'altro era la parte aerodinamica. E poi laureato ad aprile, i primi di aprile, a luglio sono entrato all'Abarth, perché Jacoponi, l'ingegnere Stefano Jacoponi, che era responsabile dei motopropulsori, motori e cambi, aveva bisogno di un ragazzo di bottega in sala prova. Io sono corso, ovviamente, e il giorno che compivo 24 anni ero in Abarth. Questo ha portato sì che non ho più avuto tempo a fare il Formula Monza, che peraltro è stato poi costruito da un amico che anche ha fatto anche poi altre cose belle, la Olmas. Poi ha fatto questo telaio, poi non siamo riusciti a portarlo, anche perché abbiamo aspettato troppo tempo. La Formula Monza è andata sul viale del tramonto. Ho scoperto che il telaio, qualcuno mi ha dato delle foto, esiste ancora ed è a Milano, è stato segato per fare altre cose. Comunque la struttura tubolare, che allora avevo ridisegnato come traliccio, è sopravvissuta. Questo è un po' il fil rouge che vi ha buttato. Ma è bello, perché una macchina ancora prima di essere ingegnere, non è male? E cosa? È nata una macchina ancora prima di essere davvero ingegnere, non è male. Gli ingegneri, li fanno ingegnosi. E dicevi, Abarth, e quindi lì prende un indirizzo la carriera, perché io, dalla strada si va verso la polvere. Sì e no, nel senso che l'Abarth, diciamo che era stata ceduta fino nel 71. Nel 72 sì, c'erano dei lavori, ma... uno dei lavori era la revisione dei motori per la 124 Spider Rally, non ancora Abarth, e stava nascendo proprio in quei giorni. Io ricordo fine luglio, la prima sera, il 24 luglio alle 18, è stato calato il primo motore dello Spider dentro uno Spider Abarth, e che io ho seguito proprio con attenzione. Io il primo giorno di lavoro sono stato lì fino alla sera tardi a vedere questa operazione. Mi affascinava, no? Veramente, figurati. Allora, diciamo, l'Abarth sì, faceva anche la cosa rally, ma non era ancora proprio, non era ufficiale, si faceva un po' di tutto. Faceva, diciamo che l'attività principale che ci dava il pane era il montaggio delle vetture del Formula Italia, quelle a Sigaro, l'S025. Le macchine che hanno praticamente lanciato una generazione di piloti italiani, perché è stata capostipite di tantissimi piloti che poi sono arrivati in Formula 1. Un collage di parti che vanno dai montanti ruota dell'auto bianchi a 111, al cambio della Fulvia, al motore del 124 Coupé 1600, tante parti di produzione, la scatola guida a cremaliera che venisse dal 127, messe sapientemente, montate su un telaio traliccio che Abarth sapeva fare benissimo. C'era un discreto lavoro a fare 100 macchine per adesso di superare il trauma della cessazione delle corse, perché fino al 71 Abarth ha corso ancora il 72, però ho vinto il campionato europeo, però le macchine hanno già portavano il nome Abarth, vale, gestivo Sella. Si è cominciato a muovere i primi passi nell'ambiente rally. Io non mi occupavo di vetture, con rammarico, perché ero stato preso con l'indirizzo sala prova motori, progettazione motori. Chi era il capo dell'area motori all'epoca? Jacoponi. Ok. Che veniva dalla Ferrari, quello che aveva seguito lo sviluppo del 12 boxer del 2000, certo. Eccetera, eccetera, eccetera. Aveva fatto la testa tipo Affelbert per il Dino, aveva fatto delle belle cosette, ecco. E soprattutto molto, molto capace, è uno dei pochi ingegneri che sanno disegnare veramente, disegnare una fusione di una testa. Lui, la testa del 236E l'ha disegnata lui, che non è uno scherzo. E così è stato. Io poi ha capito che venendo
l'istituto tecnico sapeva anche disegnare un pochino io, e abbiamo cominciato, praticamente ho cominciato a fare le grandi quantità di collettori di aspirazione. Perché? Perché allora il gruppo 4 metteva alimentazione libera, per cui abbiamo provato di tutti i tipi, ho fatto collettore di aspirazione per il 124, per i Dell'Orto, per i 48 IDF, per tutti i carburatori Weber li abbiamo provati. Mi sono divertito tantissimo, perché figurati, per un ragazzo di 24 anni poter avere un foglio di bianco, disegnare a buon senso, scendere dall'ufficio tecnico, fare 15 metri, trovarti il capo officina o a volte l'operaio stesso che dice: ingegnere, ma cosa ti hai disegnato? Questo non si può fare, questo è così. Quindi è stata una scuola. Quindi c'era l'incrocio fra la teoria e l'uso delle mani, la pratica. Attenzione, ricordo una delle cose di quel periodo è stato il collettore per il motore 130, il V6 130 3005, perché c'era stata data la versione 3005 che non era ancora commercializzata, per fare le due macchine al Giro d'Italia. Lì ho fatto un collettore, la macchina usciva con un carburatore doppio corpo, in Fiat avevamo trovato al limite un collettore per due doppio corpo, che per un 6V non sono proprio il massimo, e allora io ho disegnato un collettore di aspirazione per tre carburatori doppio corpo, come era ad esempio quello del Dino di serie. La difficoltà è che doveva uscire l'acqua dal collettore di aspirazione, e doveva entrare anche l'aria, per cui tutta una serie di condotti che si incrociavano. È stato un bel lavoro, una cosa che ricordo con piacere, è stata fatta così per... Ecco, ma erano veramente altri tempi, perché si faceva una macchina per il Giro d'Italia, cioè oggi sarebbe impensabile, solo pensare. Era tieni presente che quel Giro d'Italia, quello del 74, siamo andati con tre macchine diverse. Siamo andati col 124 Spider guidato da Pinto Bernacchini, che lo ricorderò tutta la vita, perché mi hanno preso per farmi fare esperienza, mi hanno messo sull'assistenza veloce che seguiva Pinto, perché era che chi lo guidava cercava di stare dietro, per cui ricorderò sempre il passo dei mandrioli, la discesa verso la pianura padana, che sono fatto partire di stop. Era un altro che guidava molto bene, in condizioni di assoluta sicurezza, perché avevamo un 125 berlina carico di i bagagli dei piloti, i nostri bagagli e le taniche di benzina messe nell'abitacolo, quindi dietro alle spalle, ma non si pensava neanche, veramente c'era l'incoscienza pure, con le leggi che ci sono ti arresterebbero all'istante. Ti arresterebbero all'istante, sì, sì. Questo è stato il... Dicevi, era la Fiat 24, 124, e poi le altre due macchine del giro? 124, poi un X19 per Regazzoni e l'SE030 per Pianta. Tre macchine completamente diverse. No? Io le ho stampate nella memoria, perché cominciavo a leggere Autosprint e per me quelle erano le macchine che facevano sognare. Ma sì, poi ricordo la 030 con il suo periscopio sopra, di cui giustamente ero orgoglioso, perché avevo fatto il collettore di aspirazione e anche altre cose avevamo fatto. Diciamo che poi tra l'altro un'installazione molto semplice, perché allora mica si disegnava la macchina, la facevi mettendo il motore dentro e martellando, facendo spazio, ti spostava traversa, su, giù. È stata una bellissima esperienza. Oggigiorno credo che sia difficile trovare lo spazio per divertirsi così tanto. Innanzitutto oggi si disegna molto di più, nel senso che avendo il CAD 3D, prima di fare le cose, vedi un po' come la situazione. Diciamo che per la sedia si disegnano anche le tubazioni. Simulazione all'epoca era il martello. La simulazione era il martello, soprattutto c'era la possibilità di avere chi si metteva dalla parte, non della penna, ma del manico del martello. C'era delle persone veramente divine, che veramente avevano una capacità. Io tante cose, parlo anche negli anni della Lanciarelli, quindi parliamo di 10 anni dopo, e io facevo, non sono sempre cavata bene a fare gli schizzetti tridimensionali, davo l'idea al capo squadra, che era Luigi Esposito, che purtroppo ci ha lasciati
andato in pensione nel 94, poi ho avuto un problema grave, ci ha lasciati. E questa persona aveva una capacità di tradurre quello che tu pensavi in oggetti che poi funzionavano. Ti faceva anche una critica costruttiva, dice no, ma lì meglio fare, no, no, ma ci penso io. Quando diceva ci penso lui, ero sicuro che aveva scusato l'idea che la faceva. Veramente ci sono state poche persone che lui sapeva saldare, sapeva battere, sapeva, era anche molto stimato dai suoi dipendenti, no? Per cui questi, c'era quel senso non di autorità, ma di autorevolezza. Ecco, ma tu vieni imbarcato di fatto nella storia della 131, o sbaglio? Sì, 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 perché fortunatamente nel 75 Jacoponi ha lasciato l'Abarth per andare in direzione tecnica Fiat, come avviato, se non subito, ma dopo poco è diventato responsabile della direzione tecnica motopropulsore. Giustamente, perché aveva delle grandi doti di progettista e la Fiat se l'è accaparrato. Io sono rimasto lì e nella riorganizzazione che c'è stata, io sono passato a fare il... diciamo l'assistente junior di Mario Colucci, che era responsabile dell'area autotelai. L'organizzazione prevedeva come presidente massimo, lo dico io, Lampredi, alle sue dipendenze c'era Avidano come direttore generale e sotto Avidano Colucci, che era direttore tecnico. Lui dipendeva la parte motopropulsore, che era stata poi affidata a un ingegnerino giovane, qualche anno più di me, ma comunque un ragazzo giovane, che è stato Mario Petronio, che poi ritornerà della Lancia. E io, c'è un ragazzo di bottega nella parte autotelaia, avevo 27 anni, figurati, e facevo le prove in Corsica, facevo le cose strane, ho montato cose, diciamo, soluzioni speciali, che so io, ricordo lo studio della campana per montare il, tanto per dirti, il motore dello Zella dentro il 124 Spider, questi erano quei lavori che si facevano allora. Io facevo lo studio, ricordo che ci avevano divisi i compiti, perché il cambio Fiat continuava a rompersi e venerdì sera abbiamo deciso di montare il cambio ZF dell'Escort. Allora, niente, siamo andati da fare, il cambio è arrivato, c'era da fare lo studio di installazione e fare la campana. Allora io il sabato ho fatto lo studio della campana, perché tutto sommato era più semplice, mettendo tutti i motori d'avviamento, eccetera, eccetera, eccetera. E la domenica, l'ingegnere Jacoponi ha disegnato la fusione, auditi la capacità di queste persone. Quindi erano momenti in cui c'era veramente un'inventiva al potere che veramente oggi come oggi immaginabile. Ecco. Ma le macchine da rally erano l'Alpine 110, la Stratos, e ci ritroviamo con un camion come il 131, cioè mentalmente com'era accettabile questo passaggio? Beh, a volte sai, in certi passaggi li devi accettare per amore, per forza. Diciamo, no, anche che... perché poi siete riusciti a farla diventare una macchina competitiva e vincente, quindi certo, superando diciamo... più difficoltà di tanti altri che bene o male avevano una macchina che nasceva per le corse. Sì, diciamo che la 131 Abarth è nata in un momento di cambio di regolamento, nel senso certo. Che è nata per il gruppo 4 a 400 esemplari, che non ammetteva più, e qui diventa molto dettagliato nel regolamento, non ammetteva più le varianti in opzione, cioè non si poteva più montare la testa a 4 valve, non si poteva montare più la frizione bidisco e tutta una serie di cose. Quindi la Fiat, che a un certo punto si è resa conto che era inutile continuare a far gareggiare Lancia con la Stratos contro la Fiat, che era eterna seconda con lo Spider, e poi ormai aveva messo in cantiere l'operazione X19-2000, quindi erano due vetture prodotte da Bertone che portavano poca pubblicità al marchio Fiat. Ha deciso di fermare la Stratos, di delegare i campionati nazionali, i campionati
di al di fuori del campionato del mondo, di puntare tutto sull'Abarth per la realizzazione di una vettura di larga serie. La 131 allora era, diciamo, la vettura principale della gamma, era, diciamo, il nucleo della gamma Fiat, e il 131 è stato, ha preso la versione a due porte. Colucci, che allora lavorava già a stretto contatto con Giorgio Pianta, ha fatto subito tre prototipi con quattro sospensioni posteriori diverse. Una era l'asse rigido, che era d'obbligo, nel senso che l'Escort vinceva con il ponte rigido, quello del furgone Transit, tra l'altro. Questa stessa vettura poteva ricevere non solo il ponte rigido, ma poteva ricevere un Dedion. Poi c'erano altre due vetture, una con la sospensione del 124 Spider e l'altra con una sospensione derivata da quella dell'X19, X120 della Beta Monte Carlo, con alcuni accorgimenti furbi per migliorare le prestazioni in certe condizioni. E è stata fatta una scelta provando le tre vetture, facendo le prove comparative. La vettura nasce appunto con questa sospensione, con l'ultima che ho detto, macchina studiata proprio sul regolamento, nel senso, dove il regolamento non ammetteva variazioni, si montava quello che serviva. Ad esempio, testa 4 valvole, la frizione grande, non c'era più possibilità di montare la bidisca, allora abbiamo montato la frizione grande della Campagnola. Abbiamo fatto... Il regolamento impediva di togliere i sincronizzatori, la macchina doveva restare con i sincro, se nasceva con i sincro di serie. Allora si sono fatte 400 vetture con 400 cambi privi di sincronizzatori, che era una roba orribile da guidare, tant'è vero che la vettura arrivava dal concessionario, gli veniva smontato il cambio e abbiamo messo sul cambio della berlina perché era inguidabile, veramente era, sembrava guidare un autocarro degli anni 30, ma era solo un escamotage per l'omologazione. Dice, la Fiat era disposta a produrre una vettura con due cambi, ecco, questo l'aveva detto lui. Quindi la carrozzeria aveva alleggerita al massimo con porte in alluminio, le altre parti tutte in vetro resina, allora il composito era poi vetro resina. Bertone è riuscita a 4.48 allestire la linea di produzione, e il primo aprile del 76 la macchina correva. Abbiamo fatto l'Elba, cominciato senza grosse prove prima, bisogna dire questo, a differenza poi di altre vetture, allora si andava ancora un po' allo sbaraglio nelle gare. L'Elba è stato vinto, ma è stato facile. Abbiamo poi affrontato proprio a termine di prova altre gare, tipo il Marocco. È stato un disastro perché le sospensioni dietro cedevano, ma cedevano un gommino da 20 lire, ecco, però non si era ancora capito che su certe parti bisognava lavorare di più. E così è stato, e poi è stata la vittoria di Alling ai Mille Laghi e avanti così, poi Sanremo e poi i trionfi del 77, 78, 80, tre mondiali vinti alla grande, battendo l'Escort, che veramente era un osso duro, e ci chiedevamo, ma perché un osso così duro? Cioè una macchina semplice, tutta in lamiera, col ponte del furgone. Questa, sullo sterrato non aveva storie. Tant'è vero che siamo riusciti... Ma vi siete dati una risposta a questa domanda? L'abbiamo provata la Mandria. L'abbiamo affittata una bianco e rosso, ricordo, da David Sutton, un RS2000, e chiaramente la differenza era il motore. Il motore era un super quadro, loro avevano 90 di alesaggio, noi avevamo 90 di corsa, per cui questo vuol dire, loro avevano 90%, quindi con una rapidità di prese di giri, una salita, valvole molto più grandi delle nostre, tutto, cioè un motore nato per correre, questo faceva la differenza. I migliori 131 arrivavano sui 230 cavalli, credo che l'Escort ne avesse almeno 260, forse sui 260, ma soprattutto con una inerzia. Ricordo Giorgio Pia diceva, questo motore è una fucilata, perché quando risponde sempre, no? Con una prontezza che ti cavale. Diciamo che questa è stata un po', diciamo, la giustificazione ai risultati della vettura. Questa prova dell'Escort è stata indirettamente la causa poi del terremoto successivo, perché Colucci, che era responsabile
della direzione tecnica, ha pensato bene di provare a fare un motore, anche noi un motore super, non qua, super quadro, ma quadro, un 86x86. Lì c'è stato uno scontro feroce con Lampredi, che assolutamente non voleva che le caratteristiche della vettura di base, corsa all'esagio, fossero cambiate. Colucci ha pensato bene di dare le dimissioni. Io mi sono trovato lì come, oh ragazzo, parliamo dell'79, mi sono trovato lì a Tamburino Sardo, promosso da generale. Tamburino no, ma comunque è stata un po' la svolta della mia carriera. La fortuna aiuta anche, sono stato in grado poi di... bisogna poi sempre essere agli incroci nel momento giusto, no? E prendere la strada giusta. E diciamo, poi avere il coraggio di proseguire. Io fortunatamente conoscevo bene le potenzialità dell'Avra, perché essendo nato ormai hanno passati 7 anni, anche se ero molto giovane, 7 anni che ero dentro, quindi ho visto quali potevano essere le cose, e così nasce la 037, che è stato il mio primo grosso lavoro. Hanno avuto coraggio ad affidarmi il progetto e ho fatto delle scelte molto semplici, perché è un collage di parti o di tecnologie per le parti nuove, parti esistenti o tecnologie acquisite. Il 37 è una vettura disegnata con molto buon senso e molta analisi dei limiti dei progetti precedenti. Intanto sul motore arriva il volumetrico, che è una novità. Quella era un must, cioè non si è, stava nascendo il turbo, sono state fatte prove con il motore a turbo compressore, perché non diciamo che non dimentichiamo che la parte lancia della quella che allora era l'ASA, attività sportive automobilistiche, si occupava di turbo in pista, quindi Tonti, che non aveva vincoli di controllo da parte di Lampredi, ha proposto un suo motore turbo, che è stato provato mi pare un paio di volte. Non era guidabile come volumetrico, ovviamente. Il volumetrico aveva delle capacità di reazione, moltiplicava effettivamente la cilindrata per 1,4, nel senso era come avere un grosso un motorone da 2008 alle spalle, ecco. Era anche più semplice, non prevedeva l'intercooler, per cui diciamo che al giudizio di Pianta la scelta è stata andiamo avanti col volumetrico, perché con Lampredi sopra la scelta direi quasi obbligata. Ma taglimi una curiosità, Lampredi nell'era Ferrari era il grande innovatore, no? Quello che ha portato soluzioni nuovissime nella fase del lancio del cavallino, e nell'epoca Fiat è diventato quello che bloccava le idee per mantenerle alla realtà aderente di quelli che erano i concetti aziendali? Non è una contraddizione del personaggio? Lampredi in Ferrari ha fatto, soprattutto ha fatto il quattro cilindri, quello dell'F2, poi ha lavorato su altri progetti, è stato anche l'innovatore, quello che ha fatto per avere tanta coppia, ha fatto il motore due cilindri da 2005 per Monte Carlo. È quello che ha fatto il motore per Ascari, no? Che poi ha vinto i mondiali. Sì. Diciamo che forse trasferito in Fiat aveva la sua politica da difendere, per cui non voleva che nessuno, soprattutto era molto geloso delle sue idee, per cui il fatto stesso che Colucci volesse mettere le mani nel motore senza la sua benedizione, la cosa lo ha innervosito e infastidito. Ci sono presi siamo volati gli stracci. E il sottoscritto si è trovato, Colucci ha deciso, aveva già gli anni per poter andare in pensione, è andato in pensione, è rimasto come consulente. Devo dire, l'ho detto, l'ho scritto, che mi ha dato una grossa mano nello sviluppo del 037, diciamo, la sospensione posteriore è sua, quella che ha la molla che va direttamente dal portamozzo al telaio senza dare carica, che è una sospensione
intelligentissima per i mezzi fuoristrada, tant'è vero che l'ho ritrovata poi su un mezzo dell'Iveco, su un'autoblinda dell'Iveco, e non solo, l'ho trovata anche su un veicolo militare degli anni 30 inglesi, su un Hummer degli inglesi, cioè l'idea di portare il carico, nonostante i bracci delle sospensioni, portare direttamente dal portamozzo alla scocca tramite una molla il carico, andiamo giù. E della 037 che cosa ti è rimasto come ricordo particolare? Cosa ti ha dato questa macchina? Ma sai, il primo amore non si scorda mai, volevo dire che ha dato la soddisfazione di dimostrare innanzitutto a me stesso che ero capace a fare non solo Formula 1, ma anche una vettura completa. E ho tribolato molto, devo dire, molto del risultato è dovuto anche a Pianta, e l'ho scritto nel libro che gli ho dedicato. Forse la cosa che ricordo più di tutto è il passaggio da un orribile 1982 a un 83 mondiale, perché non dimentichiamo che poi la 37 è stata una meteora, almeno a livello mondiale. Nell'82 abbiamo tribolato perché la macchina è nata di 7 mesi, nel senso che ha patito molto il fatto di dover produrre comunque 200 unità, e allora la FIA veniva a contarle sul piazzale e per non farsi fregare ne contavano 200, segnandole col gesso, e ne volevamo vedere proprio 200, non 190, no, 200, e abbiamo riempito il San Paolo di macchine allestite, che mancava qualcosa, insieme, le macchine destinate alla correre ci hanno concesso di non montare i sedili per buttarle via, ma Certo. esattamente le macchine, i telai, le carrozzerie c'erano tutte. Quindi questo è stato siamo passati da quell'anno lì, che appunto dove la vettura è esordita, esordito a carburatore, esordito al Costa Smeralda a carburatore, poverina, aveva avuto 240 cavalli, ce li aveva, con tutti i problemi di carburatore, eccetera, eccetera, eccetera. Poi pian piano è cresciuta, è arrivata l'evoluzione agosto, il 1° agosto è arrivata l'Evo 1, ho avuto subito la vittoria in salita, con il papà di Lucio Perugini, che ancora conserva sotto naftalina questa vettura vincente, la prima vettura finita da un cliente. Però era una salita. Arrivare a vincere un rally, abbiamo dovuto aspettare, passare il Sanremo, siamo andati a vincere il Pace Petroleum Rally, una gara di forse secondo o terzo piano in Inghilterra. Poi c'è stata la furbata di Cesare Fiorio di affidare a Tognana per le ultime gare di campionato italiano al 37. Nel frattempo siamo riusciti, utilizzando l'esperienza di gara, a risolvere qualche bubù di giovinezza, e poi c'è stato l'anno miracolo della 37 contro l'Audi, l'83, che veramente è stato Ecco, lì poi quello. c'è nella storia l'ultima due ruote motrici ad averlo vinto il mondiale, quindi rimane una pietra miliare nella storia dei rally. Non ti nascondo che all'inizio della fase progettativa c'è stato un attimo di dubbio, dicevamo molliamo tutto, facciamo la quattro ruote motrici. Non si è fatto, devo dire, soprattutto grazie a Fiorio, che ha capito che se fosse fatto quel passo lì, avremmo rinviato a data da destinarsi il debutto della Lancia nei rally. Lui voleva uscire, essere vincente, e diciamo che con un atto di fiducia nella squadra, non solo nella progettazione, ma anche nella squadra, la vettura è stata vincente. E col senno di poi ha visto giusto, perché l'S4 è stata una tribolazione mettere a posto la quattro ruote motrici, è stata veramente una grossa tribolazione, perché è completamente diversa, nessuno sapeva come fare andare forte una quattro ruote motrici, specialmente sullo sterrato. Ma è vero che i tedeschi pensavano che fosse una quattro ruote motrici in qualche modo camuffata? Sì, era stata una manovra. Conoscendo le fantasie di Fiorio, le hanno pensate veramente tutte. Sì, poi era stata imbeccata, perché si dice che Beccato da chi? il copilota di Röhrl, Geisdorf, Geisdorfer? avesse così pasturato, come si dice, con i pesci, e qualcuno del team dice: guarda, questi qua sono abilissimi, montano la trasmissione anteriore e sullo sterrato, e tanto è vero che durante il Sanremo flop, 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 è venuto giù l'elicottero, è arrivato uno dell'Audi, si è cacciato sotto la macchina, c'era niente. Non ha trovato niente. Però non era male, perché io una quattro ruote
quattro ruote motrici sulla 37, ho anche tentato di farla in parallelo all'S4, poi per poco mi licenziavano. Io volevo farla con Beppe Volta per fare l'europeo di autocross, dove era permessa la trasformazione, quattro ruote motrici, due ruote motrici. Il papà dell'S4, che è l'ingegnere per Paolo Messori, ha visto come una lesa maestà anche lui, e così mi hanno caldamente invitato. Insomma, questi giovani dovevano stare sempre nei binari di quella che doveva essere la logica di marchio. Così, ma soprattutto non voleva una guerra interna. E devo dire, col senno di poi, Bessori, che è stato progettista, è stata anche una meteora da noi, perché lui arrivò dalla Fiat Campagnola, era una persona ricca di inventiva, ma non costante, non così, un personaggio strano. E poi è andato agli autobus Iveco, dove ha adottato i primi autobus Iveco della sospensione anteriore indipendente. Era un gran progettista, poi aveva poca costanza, ecco, c'era un rimprovero, era quello di essere poco costante, un po' pazzerello, però diciamo che ha avuto un enorme coraggio che io non avrei mai avuto, quello di fare l'S4 con un telaio completamente nuovo, perché era un reticolo di tubi pannellato in con vetroresina. carbonio. Carbone non c'era neanche ancora, c'era la vetroresina, la serie era in vetroresina, i corsi erano in Kevlar carbone, perché il carbone ancora non si usava. Il primo impatto col carbonio abbiamo avuto con il C1. E dicevo, macchina che aveva motore nuovo, perché ha fatto il basamento in alluminio con Nikasil, tutto disegnato in Abarth, tutto nuovo. Trasmissione nuova concettualmente fatta fare in collaborazione con Euland, quindi anche lì un fronte nuovo, telaio nuovo, tutto nuovo. L'unica cosa derivata dal 37, il concetto delle sospensioni funzionavano bene, le ha tenute. Ecco, quello non c'è andato a inventare, sapeva anche scegliere, ecco, cioè, nel senso che ha fatto delle cose logiche, ha fatto solo tante cose tutte assieme, per cui è stato un rincorrersi di problemi. Se ti hai un problema sul motore, non vai avanti, si fa la vettura, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, tant'è vero che è nata una 37 volumetrica più turbo, proprio per poter cominciare a capire, in attesa che la vettura venisse pronta, le problematiche di transizione fra volumetrico e turbo. Non dimentichiamo che in quegli anni lì non c'era mica l'elettronica, cioè ti facevi No, infatti tutto. doveva essere difficilissimo riuscire a fare la messa a punto. Era tutto da regolare con degli attuatori pneumatici e giocando con dei restrittori nei tubi, che altro non erano che erano i getti dei carburatori, che ritardavano, anticipavano le risposte. Era una persona che forse tu hai conosciuto, si è dedicato con particolare abilità a questo, che è dalla Chiesa. Certo, L'hai me lo conosciuto? ricordo bene. Hai qualche cappello bianco anche tu, perché Altro che capello bianco. Ma la S4 alla fine diventò il mostro che attirò una grandissima attenzione sul mondo dei rally, ma creò anche una grande paura, perché quel tipo di vetture arrivarono veramente a quelli che erano all'epoca i limiti di capacità di guida dei piloti. Tu come l'hai vissuta quella situazione? abbiamo vissuto L'avete tutto. percepita che era una soglia che il regolamento permetteva tanto di andare oltre? I piloti cosa dicevano? I piloti restavano veramente strabiliati alle prestazioni, perché sulla bassa aderenza, 4 ruote motrici, 500 cavalli, facevano sì che questo proiettile all'inizio il problema è stato degli ingegneri, far andare, diciamo, dove voleva il pilota, far dare le sensazioni giuste al pilota in modo che potesse reagire in tempo. L'unico che secondo me l'ha interpretata bene è stato Toivonen, che purtroppo sappiamo è stato coinvolto in quell'orribile incidente. Gli altri credo che la sfruttassero 80-90%. Ecco. Henry Toivonen sicuramente aveva delle doti innate, per cui basta vedere il distacco che aveva in Corsica con le Peugeot per dire quanta abilità, quanto del suo ci aveva messo su questa vettura.
quindi aveva una soglia limite molto più alta rispetto agli altri colleghi, che poi erano signori piloti, lo diciamo, erano dei campioni. Era forse l'unico che riusciva ad andare su, mentre diciamo che il 90% dei piloti sfruttava la 37, l'S4 credo fossero veramente pochi. Lo stesso Michi lo ammette, dice, se ti stare molto cauti, ecco, ha delle prestazioni veramente inimmaginabili. Ma secondo te, dopo la tragedia di Toivonen, c'era la paura di guidarla, quella macchina? Temo di sì. Ecco, diciamo che c'era la paura di guidarla e... Proprio per quello che stavi dicendo prima tu, cioè che la soglia per cui ne aveva così tanto che era difficile arrivarla a usarla. Ah, certo. Ricordo che poi quell'anno lì è stato... Dopo la tragedia si lavorava con la speranza che arrivasse presto la fine dell'anno, perché diciamo che la mia attività ormai era all'80% sul gruppo A. Abbiamo iniziato subitissimo a lavorare sulla 4WD e ho seguito ancora alcune prove, specialmente verso la fine dell'anno. Ricordo che a ottobre sono andato con due macchine, quelle di esperienza Euratotip, in Sicilia, sopra Messina, a fare le prove con Cerrato, perché era in ballo il campionato italiano, c'era il duello Cerrato-Zanussi, che poi è finito anche male, per la questione dei chiodi. La storia si ripete, perché anche l'ultimo anno abbiamo avuto un uguale Fidale. E quindi diciamo che si vedeva l'ora che finisse, cioè si lavorava molto volentieri sulla gruppo A, anche perché era molto più distesa. Era un tema affascinante, era anche lì un tema con una grossa incognita, perché nessuno sapeva posizionare le proprie capacità, le proprie potenzialità nei confronti degli altri, perché ci siamo presentati a Monte Carlo noi, c'era una vettura simile che era la Mazda, del 323, poi c'era quel Pullman, l'Audi 200, c'era la Sierra che poteva essere una buona vettura, era solo rovinata da quel grosso Busei in ghisa enorme, poi tra l'altro è stata squalificata perché avevano fatto anche loro dei casini con la fissa omologazione, hanno fatto delle cose che non si dovevano fare. E Renault che insistiva con l'R11, c'era un panorama. Noi ci siamo trovati, io ricordo che l'andata per televisione, la prima speciale era un domenica pomeriggio, e è stata veramente la sorpresa vedere quella vetturetta, perché poi era piccola la Delta, da questa vetturetta davanti a tutti subito, ecco, perché si è vista subito la potenzialità, accoppiata a una grande squadra, perché bisogna dire che... mi prendo il merito di aver fatto delle buone macchine, ma soprattutto quelle buone macchine sono state fatte sempre a una grande squadra a tutti i livelli, dal direttore sportivo al meccanico che ci davano l'anima. Ecco, questo è sacrosanto, però se non c'era la base utile per essere vincente si sarebbe parlato di niente. Certo. Io ricordo con particolare affetto l'inizio del 37, specialmente dopo l'Acropoli, che è finita l'Acropoli. Noi avevamo due stabilimenti, il 38 e il 72. Il 72 c'era la squadra Levi. Finita la gara sono andato a vedere le macchine, no? E i meccanici mi hanno preso, credevo quasi in giro, dicevo, questa macchina non andrebbe da nessuna parte. Ricordo che per quasi un senso di sfottò mi facevano vedere che Ale aveva concluso, prima del ritiro, le prove speciali con delle chiavi saldate sul telaio, perché il telaio si rompeva. Ha detto, beh ragazzi, questo è il pane, se volete tutti d'accordo, remiamo assieme, vi do da fare. E loro sono rimasti sconvolti dall'approccio, no? Nel senso di dire, ragazzi, siamo tutti sulla stessa barca, diamoci da fare. E quello lì veramente ha trasformato, è un ottimo ricordo della squadra Corsa, di vari Innocenti, Pecoraro, Dal Sasso, Crema, Vittone, Rino Buschiazzo, e chiedo scusa a quelli che non ci... Nomi mitici, nomi mitici. È andato veramente là. Pagliane, motoristi, tanti così. Ma ascolta, a un certo punto si è aperta una via doppia, no? Da una parte la Delta, il gruppo A, dall'altra nasceva le CV1, quindi il concetto del carbonio. Ma allora, le CV1 è stata un'iniziativa voluta fortemente da Ligia Ghidella, che voleva sfruttare
quando è partito le CV1, l'idea di fare le CV1, il gruppo B era ancora attivo e vegeto, solo che il problema di fare la vettura ha fatto sì che quando la vettura è esordita, domani la vettura era buona solo più per il museo. Ecco. Abbiamo fatto le CV1, poi abbiamo fatto le CV2, molto più graziosa, mentre le CV1 è una Delta con qualche accrocchio, così, giusto per la carrozzeria, è una Delta camuffata. La CV2 è stato fatto un modello, è stata fatta una carrozzeria a questo punto in carbone, è stato fatto un bell'oggetto, veramente una dream car funzionante, fatta per acquisire esperienza. L'idea non era male, perché se fossero andati avanti per assurdo i gruppi B, dalle CV, dall'esperienza del CV, sarebbe venuto fuori l'evoluzione della Delta. La Delta Evo sarebbe stata col motore Triflux e sarebbe stata con la scocca principale in carbonio, una soluzione più semplice, più facilmente gestibile rispetto a quella delle CV, che è tutta in carbonio, perché nei rally penso che l'accessibilità al motore debba essere salvaguardata, quindi mettere il motore turbo dentro una vasca in carbonio sarebbe stata una follia. Quindi, con opportune correzioni, sarebbe stata una buona base per fare una grande vettura. Ecco Sergio, nel gruppo A sono arrivati 6 mondiali, cioè proprio una saga. Sì, una saga. Poi, fra l'altro, una macchina guidata da più piloti che sono diventati campioni. Il valore credo che non sia un marchio con un pilota e quindi il campionissimo, ma la capacità di rendere questa macchina usufruibile nell'italiano, nell'europeo, nel mondiale. Sì, macchina. Sì, sì, è vero. Bene. Si è iniziato, diciamo che finito Monte Carlo siamo stati chiamati subito da Ghidella. E cosa volete? Cosa volete per rendere vincente, ulteriormente competitiva e vincente a lungo termine? La Delta è nata l'integrale, quindi carreggiate larghe, un turbo più grande, motore 16 valvole, però lì abbiamo dovuto aspettare la seconda serie. Però vuol dire che la Lancia aveva la possibilità di fare 5.000 vetture e poi rimpostarne altre 5.000 modificate, poi farne altre 5.000. C'è stato un rincorrersi di produzione di 5.000 esemplari. Ma si può dire, scusa Sergio, che la Fulvia ebbe una vita allungata dalla vittoria di Monte Carlo di Sandro Munari e che la genealogia della Delta si è allungata proprio per la vittoria del mondiale rally? Non sapevano più cosa fare, infatti è stata, tra virgolette, uccisa dopo il Deltone, dicendo che non aveva più senso. Probabilmente non aveva più senso portare avanti la Delta, perché non c'era più il prodotto Delta. Il Delta era nata la Delta Sud, quella fatta a Pomigliano, che sembrava un Alfa Sud. Mantenere il Deltone come oggetto in sé, a sé stante, non aveva più tanto senso. Oltretutto, lo stabilimento dove nasceva Chivas era stato venduto a Maggiora. Cominciava a sentirsi quell'aria di controllo esasperato dei costi, delle iniziative. Prima chiaramente si andava più a ruota libera, se avevamo un desiderio venivamo soddisfatti. Lì si è cominciato a fare altre scelte, e la scelta è stata quella di troncare la Delta, facendo un anno come Martini Racing, poi è stato l'anno successivo di Sainz, che è stato veramente, forse era meglio evitarlo, ecco. Jolly Club ha cercato di tenerla in piedi, ma sicuramente mancando la progettazione dietro, tutta la struttura della squadra corse dell'Abarth, anche se ufficialmente non era Abarth, è venuto a mancare molto di competenze, di tutta una serie di cose, di capacità, di sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il pilota nel tempo che ti ha colpito di più, a cui sei stato più legato? I piloti a cui sono stato legati sono Walter Röhl, ovviamente Mickey Biasion, con cui ancora oggi ho un simpaticissimo rapporto. Un pilota che mi è sempre anche piaciuto,
con delle opinioni contrastanti rispetto ad esempio a quello che ne pensava il mio equivalente in Seat, è Oriol. A me Oriol non dispiaceva come dire cosa. Questo in epoca Lancia, ecco. Poi, Allen un po' di meno, perché Allen era meno, non avendo delle grosse capacità di sviluppo, lui non era uno che sapeva mettersi a posto la macchina gliela faceva Giorgio Pianta. Mentre con Röhl ho fatto delle prove tecniche, con grossa soddisfazione. Perché ecco, distinguimi tre: Röhl, Biasion e Oriol. E adesso capisco forse il come mai è arrivato Oriol anziché Sainz nel momento in cui dovevate scegliere uno dei due. Magari c'era già un'affinità. Diciamo, Röhl era valido ovunque, era superlativo. Ha avuto una carriera veramente incredibile, cioè lui ha fatto rally, pista, gli è mancata la Formula 1, ma penso che ci fosse cimentato, sarebbe stato anche di ottimo livello in quell'ambiente. Era veramente una persona stupenda e di una pacatezza, di un carattere che si faceva amare. Miki è nato in Lancia, per cui è difficile esprimere, è un prodotto dell'ambiente Lancia. Oriol è stato preso come asfaltista puro, era uno che in quegli anni andava veramente forte sull'asfalto, aveva fatto delle cose egregie in Francia con la Metro, Gruppo B, è venuto da noi, devo dire che aveva una sua capacità di sapersi fare la vettura, ecco, lui faceva molto la vettura per se stesso. Non mi hai parlato di Kankkunen, come mai? Non ho mai, allora, io non seguivo le gare, quindi posso parlarti solo di quei pochi piloti con cui ho fatto l'attività di sviluppo. E siccome lo sviluppo lo seguiva Roberti, il signor Vittorio Roberti, per tutto l'anno, io mi limitavo a fare le prove quando lui era in Kenya. Io ho fatto, oppure negli anni prima, beh, non c'era ancora Roberti, perché io ho fatto le prove Acropoli, ho fatto le prove Portogallo, ho fatto le prove, e quindi conosco i piloti che sono venuti alle prove, quindi Röhl per l'epoca 37, Allen per la parte S4, perché Allen era in predicato di passare a Peugeot, allora ricordo che in un settembre dell'80 gli era stato limitato l'idea di provare le cose nuove, giusto per non portarsi dietro l'esperienza. Sono stato fiondato giù al Collina di Romagna per far provare Allen, però Allen non aveva quelle capacità, lui andava molto forte, però lui portava al limite qualsiasi cosa, però non sapeva indirizzarti su cosa fare per farlo andare più forte. In quello viceversa era molto bravo Pianta, ecco, questo che lo considero non tanto un pilota, ma lo considero sotto un altro aspetto, come un collaboratore, come un partner di sviluppo. Questa è un po' la differenza tra i piloti. Ecco. Kankkunen non ho mai avuto problemi, mai avuto rapporti, mai venuto alle prove. Se no, ecco, no, non è vero. Ho fatto delle prove neve in Finlandia, prove gomme, con l'integrale, però non c'è stato, poi le prove gomme si conta più il prodotto che è tondo e nero. Ah sì, o bianco e nero, o grigio, le sfumature di grigio, poi c'era stato un ritardo sull'arrivo del materiale, quindi prove molto affannose, non ho un bel ricordo di quelle cose. Devo dire che non posso esprimere giudizio, ecco, il giudizio lo fanno le classifiche del mondiale. Sergio, allora, io direi, prendo la promessa che ci risentiamo, perché siamo solo alla metà della mela e dobbiamo arrivare al torsolo col racconto, perché c'è tutta la parte Alfa Romeo che è altrettanto entusiasmante e merita di essere raccontata. Allora io direi, ci diamo un nuovo appuntamento, saluto i nostri ascoltatori, vi prometto che ci sarà una seconda puntata, fateci casomai anche delle domande su cosa vorreste chiedere all'ingegner Limone, e io sarà mia cura girargli le vostre domande. Iscrivetevi al canale così avrete le informazioni delle prossime uscite. Intanto grazie Sergio, grazie. E ti aspetto per la seconda parte.